Ringrazio il Vice Ministro di essere qui con la pluralità di impegni che ha in questo momento nel suo ruolo strategico. È voluto esserci assolutamente. Gli lascio la parola dicendovi che la prossima nostra sfida sarà la festa del paesaggio. Angela, ritieniti invitata. Sarà una grande sfida che intraprenderemo a settembre, in cui tutti noi racconteremo che cos'è il paesaggio per il Salento. Grazie. Ma io proprio un saluto, perché francamente io sono sfinita e credo che domani dovremo andare tutti dal medico, perché francamente non pensavo di stare all'aperto, diciamo, con questo clima. Ma sono state dette cose che condivido molto, di grandissima intelligenza, e che ci aiutano a riflettere e anche a affinare la nostra proposta, di persone che stanno nelle istituzioni, che svolgono un ruolo, di persone che comunque hanno il dovere di confrontarsi con la complessità e di non dare quelle risposte semplici che spesso si trovano nei titoli di giornali, dove tutto è a portata di mano, tutto è fatto e poi, come dire, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Io, proprio per dirla con un titolo di giornale, premetto che sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il direttore Palumbo. Noi dobbiamo decidere che tipo di turismo vogliamo, che tipo di turismo di conseguenza non vogliamo. Io sicuramente ho una idea molto chiara, chiarissima. Quello che non vorrei, quello che non voglio è il turismo che è abbinato a emergenza. È quella di essere chiamata nel mese di agosto dalla prefettura che mi dice che il turismo è diventato invece una emergenza, un problema di ordine pubblico. Il fatto che un deputato come Salvatore Capone, un sottosegretario allora come Teresa Bellanova, si è dovuto attaccare nel mese di agosto al telefono con il Ministero degli Interni per dire che dovevano arrivare più uomini, perché a Gallipoli nessuno era più in condizione di garantire la vivibilità, non il turismo, l'attrattività, il poter fruire dei nostri beni monumentali, architettonici e quant'altro. Allora, questo non può essere, non è quella l'attrattività che noi vogliamo. Noi dobbiamo fare i conti con il turismo, che deve essere fattore di sviluppo, con il turismo che deve contenere le cose belle che stasera noi ci siamo detti. Però questo significa che noi dobbiamo avere la capacità anche di sollecitare e di far venire fuori una progettualità che non sempre c'è, perché noi che ci dobbiamo autoassolvere. Ci sono tante persone che intraprendono, che scommettono, che rischiano, ma ci sono anche tante pigrizie che sono allocate ovunque, nelle istituzioni, nel mondo delle imprese, nell'associazionismo, in quei tanti che pensano che c'è sempre qualcun altro al quale bisogna fare una domanda. Allora, io credo che noi da un lato dobbiamo dire che non può essere emergenza, che il turismo è ben altra cosa, che il turismo è fattore di sviluppo di qualità, e che noi possiamo, perché siamo, secondo me, nella condizione di poter competere su un terreno che dice sviluppo integrato e sostenibile del nostro territorio. Quindi il turismo che non è solo mare, è stato detto, non dico niente di nuovo, il turismo che è cultura, il turismo che è territorio, il turismo che è agricoltura, il turismo che è manifatturiero. Alessandro, non ci innamoriamo anche noi dei percorsi semplificati. Noi non riusciamo a dare risposte a uno dei bisogni primari che abbiamo, che è quello di creare molte opportunità di lavoro, solo con il turismo, neanche con un turismo completamente destagionalizzato. Noi abbiamo bisogno di associarlo ad un'agricoltura di qualità, ad un'agricoltura rinnovata, perché se noi immaginiamo che cos'è anche in altre parti d'Italia, e noi che abbiamo investito e che siamo diventati campioni per esempio anche nell'industria vitivinicola, non siamo ancora in grado di immaginare un percorso di turistico che è legato alle cantine, che è legato a quel settore. Allora, noi abbiamo bisogno di
cimentarci con più forza e anche con più coraggio, e ce le dobbiamo dire le cose. E a me ho voglia che dicono che ho un brutto carattere, e qua con i sorrisi a costo zero noi non ci siamo mai misurati fino in fondo con le complessità che abbiamo. Questo territorio può permettersi di creare molte opportunità di lavoro se sa valorizzare quello che ha e se sa superare le pigrizie. L'agricoltura, per noi non possiamo scoprire l'agricoltura quando sta la xylella, eh? Lo sappiamo tutti che nessuno di noi riesce ad immaginare questo territorio senza la bellezza degli alberi di ulivo. Io non riesco ad immaginare questo territorio così, ma per non immaginare questo territorio così dobbiamo ritornare a coltivarle le campagne. Non possiamo scoprire la xylella e i disastri che si creano quando arrivano le emergenze e non accorgerci poi che le nostre campagne sono in gran parte abbandonate e che le nostre campagne vengono investite spesso dalla costruzione dei muri a secco perché si prendono un po' di risorse pubbliche e per il resto le erbacce invece richiamano l'attenzione l'estate dei vigili del fuoco. Sull'agricoltura noi dobbiamo scommettere di più, abbinandolo non a coltivazioni intensive, ma abbinandolo appunto alla fruizione del territorio, al turismo, a quello che dobbiamo costruire come percorso. Il settore manifatturiero, ma qualcuno mi riesce a spiegare perché dalla Russia, da altri paesi arrivano voli charter per andare nelle industrie manifatturiere ad acquistare il Made in Italy, ad acquistare il bello, e noi spesso ci troviamo a discutere ancora sulla competizione che dobbiamo sostenere perché le nostre produzioni devono essere fatte nei paesi in via di sviluppo dove il lavoro costa di meno e non ci sono i diritti dei lavoratori? Invece di discutere per mesi e mesi su riforme che stanno dando anche risultati, possiamo di grazia ogni tanto provare a discutere su come noi possiamo investire sul saper fare, sul saper trasformare, su quei distretti che noi abbiamo, per esempio la ceramica, noi stiamo lavorando, i nostri due ministeri lavorano, investono su questo. Possiamo mettere a valore questo settore? Che porta produzione, che porta ricchezza, che porta opportunità di lavoro e che può portare flussi turistici. Stiamo a Santa Cesaria, ma perché io devo essere chiamata in Toscana piuttosto che in Umbria a discutere di turismo termale e noi qui spesso ignoriamo anche il fatto di averle le terme? E c'è. Il turismo è fatto di tante cose, perché altrimenti facciamo filosofia. Il turismo è fatto di cose molto concrete, è fatto, fatemelo dire con un linguaggio che mi è più consono, è fatto di progetti industriali. Se noi non abbiamo un approccio dove c'è l'investimento, la redditività dell'investimento e l'opportunità di lavoro, noi non riusciamo ad essere credibili nella nostra proposta. Le questioni che sono state dette prima. Allora, noi possiamo continuare a parlare se si deve fare la legge Leuca o meno. Io penso che ognuno di noi si sente un po' in conflitto con la sua coscienza civile per il fatto che un'opera che è stata immaginata 40 anni fa sta ancora lì. Questo è un punto. È un punto. Allora dobbiamo dire basta, non può più essere così. Dobbiamo anche dire che non perché sapete la stima che nutro verso Angela Barbanente, il fatto di quello che stiamo discutendo stasera tu l'hai proposto, diciamo, non nella passata consigliatura regionale, in quella prima ancora, dove c'erano le modifiche, dove c'erano tutte le questioni sulla strada parco, dove avevamo costruito faticosamente anche il consenso, e qualcuno di voi sarà venuto con me a fare volantinaggio davanti al supermercato che sta nell'area di Surano per dire che quello era il progetto sul quale dovevamo andare. Ma
siamo al 2016 e stiamo a discutere se deve essere così o deve essere in un altro modo. Allora non può essere quello. E quindi non può neanche essere che noi di questa metropolitana di superficie continuiamo a parlare e non arriviamo mai al punto. Allora lo dico qui e non è in tono polemico. Tra un attacco e l'altro da parte del presidente della giunta regionale della Puglia si può trovare il tempo di dire, caro Ministero dello Sviluppo Economico, caro Ministero delle Infrastrutture, caro Ministero del Turismo, della Cultura e di tutto quello che vogliamo, vi potete mettere insieme e discutere su come si realizza questa metropolitana di superficie e la inseriamo dentro la progettazione per il piano del Mezzogiorno? Io dico, ne vogliamo parlare? Non è un problema di risorse, non è un problema di risorse, è un problema di progetti, è un problema che intorno alla sud-est sono state alimentate burocrazie lecite e illecite. Il punto è che era più interessante discutere sulle sud-est quando si doveva cambiare o non cambiare il commissario, eh? E diventa più complicato quando dobbiamo mettere invece in campo professionalità e scelte di campo serie. Si può fare, quella è una cosa che si può fare, perché altrimenti è inutile che parliamo degli aeroporti, che noi parliamo di come dobbiamo portare i turisti qui, perché se mio figlio da Roma prende un aereo e spende meno di 40 euro, perché magari... si ingegna a capire se è una low cost o se è all'Italia, poi arriva a Brindisi e ci sono le cose che noi sappiamo allucinanti. Io adesso, come dire, purtroppo non posso più utilizzare quei mezzi, ma quando li utilizzavo mi capitava che se l'aereo arrivava in ritardo due volte su tre e il pullman a Brindisi non c'era più, e quindi tu spendi magari 45 euro per prendere il biglietto dell'aereo e poi ne devi spendere 60 perché un taxi ti deve portare dall'aeroporto di Brindisi al centro della città di Lecce, perché poi se devi venire a Santa Cesaria sono ben altri costi. Allora quella è una priorità, discutere della metropolitana di superficie è una priorità. Io credo che la filiera istituzionale, se scende un attimo dal gradino della propaganda, su questo si può cimentare e lì tutti noi veniamo messi alla prova. Un altro riferimento, io stamattina sono stata a fare una cosa, diciamo, tra le tante disgrazie di cui mi sto occupando, stamattina ho fatto una cosa che mi ha aperto il cuore. Sono andata a fare una visita perché avevo promesso da molto tempo di andare all'ISUF a fare una visita per incontrare questi ragazzi e queste ragazze che sono impegnate in progetti di primissimo livello. Tra le tante cose che mi hanno fatto vedere un'app a proposito dei nuovi livelli di informativi che ci stanno, dove si alimentano, diciamo, burocrazie assolutamente in modo sconsiderato, perché se io penso che cos'è, perché si parla dei costi della politica e spesso invece non si riflette sui costi di tutte queste strutture e sovrastrutture che dovrebbero dare dei servizi che alla fine non arrivano mai, perché se io non sono di queste zone devo venire da Lecce a Santa Cesaria Terme, devo scendere, devo chiedere a qualcuno per dire scusa, ma devo andare di qua o devo andare di là, perché questo è quello che accade. Va bene. Allora, mi hanno spiegato questi ragazzi e queste ragazze con una passione enorme e una professionalità elevatissima, ed è un centro di ricerca che abbiamo nel nostro territorio, che loro avevano sviluppato un'app, parlo come parlano i ragazzi adesso, avevano sviluppato un'app per quanto riguarda la notte della Taranta. E questa app dava una serie di informazioni, era legata ai vari eventi, non il concertone, i vari eventi della notte della Taranta. Tu andavi su quest'app e con il ditino ti diceva quali erano vicino, se c'era l'evento ad Alessano, quali erano le strutture che trovavi lì, quali erano i beni architettonici che potevi trovare, quali erano i siti di interesse. E quindi tu andavi, c'era l'evento,
ma c'era la possibilità di fruire di tutte le bellezze del territorio. Dico, beh, è una cosa interessante, quest'anno, e no, dice, quest'anno non c'è più. E come non c'è più? E non c'è più perché la notte della Taranta ha detto che non c'ha le risorse, quindi questo servizio è bloccato. Beh, a voi non vi viene l'irritazione? Io non sono riuscita a controllare un moto di stizza, perché penso che se dei ragazzi e delle ragazze hanno messo in piedi una strumentazione così semplice, che, come dire, detta in modo banale, tu non devi uscire dalla macchina sul curvone che viene qui per dire ma dove devo andare per andare a trovare quella chiesa, eh? Schiacci e quello ti dice devi andare di là 20 metri, poi giri e li trovi, non solo la chiesa, ma dopo 30 metri trovi magari anche un dolmen. Allora non lo alimentiamo questo, perché noi troviamo più interessante magari mettere un bel po' di risorse su quelle strutture dove c'è un presidente, poi c'è un vicepresidente, poi c'è un direttore generale, poi c'è l'amico del direttore generale e poi. Allora, la buona politica e il prendere posizione è anche questo. La dobbiamo smettere con alimentare le clientele anche delle funzioni assolutamente inutili. Dobbiamo misurarci, perché le risorse non sono poche se le concentriamo sulle cose utili. Le risorse, diceva il direttore, non sono poche perché le risorse ci sono, stiamo ragionando, io personalmente per le deleghe che ho, tra cui gli incentivi alle imprese nel Ministero dello Sviluppo Economico, stiamo ragionando per rivedere tutta la strumentazione degli incentivi, perché troppe risorse vengono destinate con finanziamenti assolutamente inutili, che non porteranno sviluppo, che non daranno prospettive e che non daranno possibilità di lavoro. Noi dobbiamo concentrarli, ma se noi ragioniamo su progetti seri, le risorse sono più che sufficienti. Dobbiamo misurarci tutti quanti e dobbiamo avere anche un rapporto più equilibrato tra pubblico e privato, perché il buono non sta tutto da una parte e il cattivo lo stesso. Dobbiamo saper far funzionare la filiera e anche essere da stimolo, il pubblico verso il privato e il privato verso il pubblico. Io, come dire, su queste questioni penso che noi abbiamo la necessità di ritornare ad approfondire, magari Alfredo, non so se può essere la Camera di Commercio o la Prefettura, con il quale è stato fatto un grande lavoro, perché io credo che aver portato il distretto turistico, aver affermato il distretto turistico e averlo fatto anche in tempi rapidissimi, perché il direttore sa che ci sono altri territori che ancora stanno riflettendo e discutendo, e con il ministro, con Dario Franceschini, abbiamo detto acceleriamo laddove si è pronto, e questo è dovuto anche a un lavoro grande che è stato fatto dal prefetto della provincia di Lecce. Dobbiamo probabilmente affinare, dobbiamo meglio riempire anche di contenuti, ma dare, come dire, la possibilità di avere meno burocrazia, di poter stare su una piattaforma così importante, io credo che è un bel passaggio. Adesso però dobbiamo mettere in rete anche il mondo dell'impresa, perché no, esatto, perché noi dobbiamo sapere che se non ritorniamo a determinare il gusto della collaborazione e del confronto, noi possiamo parlare dei più bei progetti di questo mondo. Se poi quelli che li devono realizzare stanno con la testa rivolta all'indietro, noi non ce la facciamo. Così come noi abbiamo bisogno, e lo dico qui anche perché siamo in un territorio che è sede di istituti scolastici che mirano a questo, noi abbiamo bisogno di formare meglio le nostre forze lavoro che devono stare nel mondo del turismo e di quello di cui stiamo parlando. Perché non può essere, sono state fatte degli esempi, ma non sono delle macchiette. Non può essere che un turista arriva nelle nostre zone e noi non capiamo la sua lingua e non riusciamo a spiegare quello che noi abbiamo.
così come non può essere che noi entriamo in un bar e spesso magari ci vediamo trattati in modo sgarbato, o perché non sono state formate quelle persone, o perché quelle persone vengono sfruttate all'inverosimile. Dopo 12 ore di lavoro tu non puoi chiedere a un ragazzo di 23-24 anni di essere anche gentile. Allora noi abbiamo il dovere di investire sulla formazione, anche qui le risorse ci sono professionalità elevatissime nel percorso della formazione formale, ma c'è anche una formazione aggiuntiva, c'è la formazione continua, ci sono le agenzie, ci sono una serie di risorse che possono essere destinate a formare queste persone, perché... E qui, come dire, o ragioniamo, come dicevo prima, con un approccio che è di piano industriale significa che noi dobbiamo far funzionare tutte le leve che stanno dentro questo meccanismo, e a quel punto possiamo davvero dire che diamo un contributo e che offriamo anche un prodotto, perché alla fine non è che la politica può sostituirsi ai diretti interessati. La politica può offrire una base di confronto e, se è capace, sollecitare interesse, curiosità, attenzione e magari impegno concreto per migliorare questa condizione. Io non ho detto con tono polemico ad Alessandro che non possiamo scegliere strade semplificate. Lo riprendo questo perché io ho questo assillo. Noi abbiamo bisogno di discutere di modello di sviluppo non in astratto, di settori non con un approccio, come dire, accademico. Noi abbiamo un'emergenza, i nostri gioielli di famiglia rischiamo di perderli, perché vanno da un'altra parte, perché un ragazzo e una ragazza che si è laureato, che magari si è laureato con il massimo dei voti, che ha fatto i master, che ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto di fare, se a 30 anni sta a passeggiare nelle nostre piazze, noi non possiamo pensare di tenerlo qui e magari di farlo sentire anche in colpa perché se ne va da un'altra parte. Per tenerli qui li dobbiamo dare opportunità di lavoro qualificato, e dobbiamo dargli opportunità di lavoro che devono potersi sviluppare nell'arco di tutto l'anno e non solo nella fase estiva o per alcuni periodi. Per fare questo abbiamo bisogno di agire su tutti i fattori di sviluppo, e quindi non solo sul turismo, insieme agli altri settori, come abbiamo cercato di dire questa sera. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Per riscaldarci e salutarci un bicchiere di vino.